Buongiorno ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Allora, il video di oggi sarà un po' particolare perché sarà uno svuota la spesa. In realtà mancava una cosa del genere nel canale, perlomeno avevo sì fatto un video molto simile in cui andavo a fare la spesa, però non è proprio come il video che andrò a registrare perché vi farò vedere praticamente come svuoto la spesa in realtà. È un video che sta andando molto di moda perché parecchie persone l'hanno fatto, quindi ho detto lo faccio anch'io. Faccio anch'io perché se non lo sapete, perché magari siete nuovi nel canale, tra 2 giorni, 2 giorni, che succederà secondo voi? La sottoscritta qui presente compirà gli anni. Quindi stamattina sono andata a fare la spesa, ho preso tutto ciò che serve, diciamo, per la festa, anche se sarà una festa, diciamo, in famiglia, perché comunque fino a 2 anni fa io avevo gli invitati a casa, però da 2 anni a questa parte non viene più nessuno perché ovviamente siamo tutti bloccati per via di questa pandemia che alla fine ha sconvolto tutte le nostre vite. E va bene, quindi andiamo a iniziare. Allora, vediamo un po' a quale bibite. Il tè alla pesca. Tè al limone, aranciata e aranciata. Io ho finito con la prima busta. Siamo alla seconda busta. Abbiamo le uova, che chiaramente utilizzo per fare i dolci. Altre uova, candelina. In realtà io ne volevo soltanto una, però il supermercato non ne vendeva singole, evidentemente era destino che devo fare anche i 30 anni praticamente con questo tipo di candelina. Me lo conservo per il prossimo anno. Panini. Pasta di zucchero da mettere sulla torta per decorarla. Burro, lo so, ne ho preso un quintale, però il burro mi servirà per fare un sacco di dolci, quindi panna, ovviamente una torta senza panna che torta sarebbe? Da mettere in mezzo ai panini. C'è anche questo carne macinata, altri panini perché altrimenti erano pochi, cacao in polvere, questo più che altro da mettere in mezzo alla crema pasticcera per la torta. Altri panini ancora, confettura di albicocche, questa mi servirà per preparare il dolce alle mele, questo per decorare la mia torta, Nutella perché andrò a fare anche le cancellate e io ci voglio sopra la Nutella, come i bambini. Sì. Passiamo avanti. Le patate, certo, per carità, non è che c'entra un granché, però faccio vedere tutto quello che ho preso. Un'altra busta ancora, vediamo. Poi cosa c'ho? Ah, le fragole per preparare i cestini. Poi vediamo. Qua invece le mele per fare la torta alle mele. Poi invece quest'altro tipo di panna.
praticamente per fare i rialzi con la panna quando farò la torta. Se tra un altro po' praticamente devo andarmene io perché qua ci deve stare tutta la spesa che ho fatto stamattina. Cioè, non mi vedo più, tra un altro po' faccio tipo una barriera, non mi vedo più. Perché le cose continuano. Vediamo. Il rotolone da cucina, certo, questo non c'entrava in realtà col compleanno, però chiaramente ci serviva, quindi l'ho dovuto prendere. Sapevo che non c'entravo più. Ah sì, c'è pure la Coca-Cola. Vediamo. Poi chiaramente, che cosa c'ho qua? C'ho la farina, un'altra cosa di farina, lo zucchero e un'altra cosa di zucchero che praticamente mi servirà quando dovrò fare i dolci, visto che ci serve tanta farina e tanto zucchero anche. Ragazzi, questa era la mia spesa. Lo so, cioè non mi vedo più praticamente, sono sommersa da tutta questa roba che adesso dovrò sistemare da qualche parte e quindi ci rivediamo al prossimo video.